Volevo ringraziarvi perché il video saluto, tributo, chiamatelo come volete, ad Akira Toriyama è stato molto apprezzato. È stato un contenuto viscerale, energico, un contenuto non piatto, sicuramente. E oggi volevo chiacchierare un po' insieme a voi a spanne, non mi sono preparato niente, però era necessario farlo, di quelle che sono le differenze, no? Tra One Piece e tra Dragon Ball, perché sono due dei riferimenti nell'animazione giapponese, se vogliamo, o comunque nella scrittura giapponese, e sono due entità, due leggende, due colossal che sono arrivati qui da noi e hanno cambiato le nostre abitudini. E quindi mi sono domandato, ma se fossero stati invertiti in ordine di tempo, prima One Piece e poi Dragon Ball, cosa sarebbe accaduto? E allora non me ne voglia il maestro Akira Toriyama, però una cosa che ho pensato negli anni, la devo dire, cioè che Dragon Ball con il tempo è invecchiato male rispetto ai competitors. Perché Dragon Ball è stato bello? Perché Dragon Ball è stato il preludio, no? Non dico che sia stato il primo, ma sicuramente è stato uno dei primi. È stato uno di quei primi successi che ti ha fatto capire cosa stava accadendo. La storia è lineare. È la storia di Sun Wukong che parte e va alla ricerca di queste sfere magiche che esaudiscono i desideri. È tradizione giapponese trasposta anime, manga, quello che volete. La storia è così lineare che deve arrivare a un punto in cui Dragon Ball 2, perché Z doveva essere un 2 scritto male su un foglietto, almeno questa è la leggenda metropolitana che ci portiamo dietro. Bisogna cambiare la storia, è necessario cambiare la storia, perché se nella prima parte avevamo in mente che Goku avesse la coda e basta, che Goku potesse trasformarsi in scimmione e basta, e potevamo appunto legarlo al folklore giapponese, nella seconda parte Toriyama ha due palle così, fa una delle retcon più grandi secondo me della storia del fumetto, in assoluto. Perché prende tutta la prima serie, così, e l'appoggia nell'indifferenziato. E ci dice: no, guarda, Goku in realtà non è che ha la coda e si trasforma perché è ispirato all'uomo scimmia. No, tutt'altro, è un alieno. È un alieno di una razza aliena, sterminata, sono rimasti solo in pochi, e ora quei pochi stanno arrivando sulla Terra perché hanno scoperto dell'esistenza delle sfere del drago. Ragazzi, mette in dubbio tutto. Si passa da il fumetto basato sui tornei mondiali in cui tutti vogliono partecipare da anni, da secoli, per cercare di mettersi in mostra, a degli scenari che si aprono sempre un po' più ingigantiti, no? Lo so, partendo dall'associazione mafiosa Esercito del Fiocco Rosso, Red Ribbon, che vuole cercare di dominare il mondo, fino al risveglio di antichi demoni che erano già stati imprigionati in passato anche proprio dal maestro di Goku, alla scoperta che in realtà esistono delle scale gerarchiche divine agli alieni. Cioè, si cerca sempre di aggiungere qualcosa in Dragon Ball. Si è partiti dalla base e si è sempre cercato di aggiungere qualcosa. Però il filo comune è sempre stato uno e uno solo. La lotta, i pugni, le mazzate, i livelli. Io sono più forte di te perché? E il difficile di Dragon Ball non è mai stato scrivere la storia. Perché in Dragon Ball potevi semplicemente adattarti, no? Adeguarti e dire: bene, ora voglio che succeda che si svegli un mostro dal centro della Terra, sempre rimasto imprigionato nel magma, o che se ne risvegli uno che era sul fondale marino da secoli e che cavolo sia fortissimo. Cioè, puoi metterci qualsiasi roba in Dragon Ball. L'importante è che aumenti sempre di più il power level. E per farlo raggiungere ai personaggi invece dietro, l'importante è trovare uno stratagemma che non sia troppo buttato lì. Questo è stato Dragon Ball. E Dragon Ball è stato efficace perché è sempre stato semplice. L'importante era picchiarsi. Poi sfumature, tante sfumature sul perché Goku fa determinate scelte. Però
perché a volte dà l'impressione di mettere davanti il gusto nel lottare piuttosto che la protezione del pianeta o dei suoi cari. Goku è davvero un eroe o Goku lo fa in maniera prettamente egoistica? Queste sono tutte sfumature filosofiche che poi ti viene in mente di andare a ricercare all'interno di Dragon Ball. Tant'è che al termine dello Z, che è un finale aperto, che diventa purtroppo dopo questi giorni, dopo questo marzo 2024, un finale chiuso, perché il finale è chiuso, Goku che va via con Ub rimarrà per sempre Goku che va via con Ub. E speravo che Dragon Ball Super potesse darci invece un qualcosa di più, spiegarci un qualcosa di più, ma non sarà così. Ecco, dopo la fine dello Z si divide in due Dragon Ball. C'è la parte GT, quella del Grand Tour, il viaggio nelle stelle, bisogna andare anche al di fuori della Terra nuovamente, perché sulla Terra si è già fatto tutto e di più. E invece più quella divina. Pensiamoci un attimo alla struttura di Z. In Z la prima cosa che accade, la prima grande saga, se vogliamo, quella che parte da quando Raditz arriva sulla Terra e si conclude con l'esplosione del pianeta Namek, è la galassia. È andare in giro per le galassie, uscire dal pianeta, perché sul pianeta le abbiamo già fatte tutte. Bisogna andare nello spazio, che è Dragon Ball GT. La seconda, un vecchio nemico, l'esercito del Fiocco Rosso, si risveglia e adesso ha a disposizione nuove armi, è da anni che sta cercando di fare degli esperimenti, ha recuperato le cellule, il DNA e tutto quello che volete, e ha creato dei nuovi nemici. Lo mischiamo anche, se vogliamo, con una sorta di ricerca di un futuro intrecciato, perché poi l'arco di Trunks è interessantissimo proprio per quello, apre degli scenari di narrazione meravigliosi, secondo me, da quel punto di vista, ma la trama rimane semplice. L'importante è avere un nemico potente. Il terzo arco, quello di Majin Buu, apre a degli scenari mistici, divini, a volte anche magici, e questo è Dragon Ball Super. Questo è Dragon Ball Super. Le divinità, i Kaioshin, gli dei della distruzione, gli angeli. E quella roba lì. Kaioshin, appunto, dove appaiono nella saga di Majin Buu. Quindi io mi sono sempre immaginato un terzo Dragon Ball dopo lo Z, che potessero essere tutti dei what if. È successo un po' di questo, è successo un po' di quello. Basato su quello che poteva essere l'arco che parte dai cyborg e arriva fino a Cell. E come vi dicevo ieri, forse questa roba in realtà sta avvenendo proprio adesso. Cioè, forse adesso inizia il terzo Dragon Ball. Ve lo dico proprio così. E verrà inserito in Super. Perché qual è stato l'ultimo film a cui ha lavorato Akira Toriyama? Quello di Gohan, che diventa Gohan Bestia, in cui Piccolo diventa Orange Piccolo, e guarda caso devono lottare contro Cell Max. Siamo incastrati lì. Siamo arrivati lì. E qual era l'idea di Toriyama dopo la saga di Cell? Prendere Gohan e renderlo il protagonista. E siamo arrivati a un punto in cui l'autore di Dragon Ball ci lascia e l'ultimo capitolo parla proprio dello scontro tra padre e figlio. Goku contro Gohan. Gohan che ha raggiunto Goku con un espediente assurdo, forzatissimo, però siamo arrivati lì, dove voleva il mangaka. Ora, magari una coincidenza. Una coincidenza. Però il personaggio di Gohan era da anni... Io, ragazzi, penso davvero dal finale di Z. Dal finale di Z al finale di Gohan non era più il personaggio più potente, perché a livelli di forza, di combattimento, Gohan Supremo è in assoluto il personaggio più forte di Dragon Ball Z, mi pare di ricordare una roba del genere, poi magari sono falsi ricordi, meglio di lui c'è soltanto, ci sono le fusioni, ok? Però Gohan dovrebbe essere allo stesso livello del Super Saiyan 3 senza lo stesso consumo di energie, quindi durata ottimizzata e tutte quelle robe lì. Ecco, ora siamo arrivati nel punto in cui Dragon Ball sta tornando lì. Ripeto, magari è una coincidenza, Posso pensare che sia una coincidenza. Però se è una coincidenza, è una coincidenza molto bella. E perché sono partito da qui? Perché prima vi dicevo, ma se li avessero invertiti?
Cioè, se fosse uscito oggi Dragon Ball, avrebbe avuto lo stesso impatto? Per me no. Per me no. Perché è una storia talmente semplice, piatta, banale, che poteva funzionare semplicemente perché è stata la prima storia di quel tipo. Io vedo delle analogie però con One Piece. Prima parlavamo di un plot twist incredibile. Goku che in realtà è un alieno. Goku che in realtà è il leggendario Super Saiyan. Sin da quando c'è stato il reveal del Gear 5, del Gear 5, sono andato a parare lì. C'è stato un mio intervento al bike, alla Fatal Full Reading, all'epoca Fatal Full Reading, in cui dicevo, ragazzi, è la stessa roba di quando Goku diventa Super Saiyan. Identico. Solo che oggi ho 30 anni e non è che dico, cavolo, è andato a mettermi in discussione tutta la storia, è andato a fare questo, questo, quell'altro. Quando Goku urla e diventa biondo, per me è una roba talmente gasante che per me finisce lì. Tutto quello che può essere l'incoerenza, che può essere la retcon. Quando ho 5 anni e guardo la televisione, Goku che diventa biondo e si scopre essere un alieno, un leggendario alieno, è per me è fantastico. A 30 anni scoprire che in realtà Rufy ha mangiato quel frutto per via del destino, che alla fine era tutto messo, incastrato, fatto, è in realtà una divinità che non si risveglia da 800 anni. A 30 anni la leggo in maniera differente. Però One Piece e Dragon Ball sono simili in determinate cose, ma agli antipodi in altre. One Piece non parli di pugni, poi quando ci sono godi, per forza di cose, abbiamo parlato anche degli ultimi capitoli di One Piece, quando ci sono i pugni, che possa essere il pugno di Ruffy al drago celeste a Sabaudi, alla casa d'aste, o il pugno di Orso negli ultimi capitoli, ti fanno godere. Ma perché ti fanno godere quei singoli pugni? Perché sono pugni che rappresentano altro, rappresentano storie, rappresentano aneddoti, rappresentano sofferenze, anni e anni di sofferenze accumulate. Quindi se da una parte Dragon Ball è una storia lineare con i combattimenti, dall'altra One Piece è una storia che sì ha i combattimenti, ma con una storia contorta. Se avessi visto prima One Piece e poi Dragon Ball, per terminare, probabilmente non sarei riuscito ad appassionarmi così tanto a tutti e due, perché per Dragon Ball avevo necessità di avere quegli anni lì e perché per One Piece avevo la necessità di avere questi anni qui. Poi ve lo dice uno che quando ormai mi sa 2014, quindi 10 anni fa esce Dragon Ball Super, o 2015, 9 anni fa esce Dragon Ball Super, si salta come un bimbo e guarda tutti gli episodi e sono in pari col manga, quindi io Dragon Ball comunque sto cercando. Ma non è la stessa roba. Tante volte qualcuno mi ha chiesto, ma perché non parli anche del manga? Perché non mi piace. Non mi dà quelle sensazioni, non mi dà quelle vibes che sono rimaste scolpite in me e che ieri si sono trasformate in un pianto liberatorio e un pianto di gioia ricordandomi a quanto è stato bello. Ricordo con affetto tutto il primo Dragon Ball, ricordo con affetto Dragon Ball Z, ricordo con affetto anche Dragon Ball GT, tant'è che tutte le settimane andavo in edicola a comprare la VHS e la statuetta, perché era un discorso di marketing, di merchandising. Ricordo con affetto il mettermi davanti alla televisione quando uscivo da scuola a guardare Dragon Ball Z, ricordo perfettamente addirittura di alcune vacanze in cui discutevamo insieme agli amici mentre facevamo il bagno e dicevamo, cavolo, ma ieri Freezer ha infilzato Krillin, ma Krillin è morto ancora, Freezer si leccava il sangue, ma come, l'hanno fatto morire ancora, e c'era quell'hype, nonostante le sue del drago, la resurrezione e tutte quelle robe lì, di dire, ma cosa succederà? Quale sarà lo sviluppo? Perché Freezer era talmente forte, allora la storia del Dragon Ball si basa sulla forza, e allora come arriveremo a batterlo? Che paradossalmente è stato quello che a me non è piaciuto di Nika, perché Kaido era talmente forte, come faremo a batterlo, che c'è stata, per quanto mi riguarda, una scorciatoia troppo brusca, per quanto in realtà il Gear 5 sia un potere figo, su questo c'è poco da dire e da aggiungere, però arrivati a questo punto della saga, della trama, della storia di One Piece,
a me è sembrata una scorciatoia troppo veloce e una spiegazione troppo rapida. È così, accettalo, Luffy può fare quello che vuole con la sua fantasia perché è un dio. Se mi avessero detto Goku, niente, può rigenerare la sua forza perché bla bla bla, se gli fai male la forza raddoppia perché è un Saiyan, le cellule, i livelli di potenza, e poi se urla di più aggiunge anche altre forme, e poi è un dio anche, cioè, Goku e Luffy alla fine sono diventati degli dei tutti e due, se ci pensiamo alla fine della fiera. Però invertendo le opere, secondo me non avremmo raggiunto lo stesso livello di interesse. Perché Dragon Ball è un po' il papà di tutto quello che viene dopo. Ma è il papà anche di Pokémon. Dato che stiamo parlando tanto di Pokémon, ci sono tantissimi artwork della prima generazione di Pokémon ispirati proprio alle avventure di Dragon Ball. Ma ci sono dei Pokémon ispirati a Dragon Ball. Mewtwo è palesemente Freezer, non prendiamoci in giro. Cioè, ci sono delle cose che sono assolutamente intrecciate. E quindi senza Dragon Ball, io credo che la cultura giapponese in generale non potrebbe esistere oggi. Cioè, banalmente, io non sarei come sono oggi. E invito chi sta ascoltando dall'altra parte a porsela questa domanda, ma senza Dragon Ball, anche solo gli insegnamenti banali che possono essere metticela sempre tutta, allenati, cerca di migliorare te stesso, ma sto dicendo degli esempi, delle cazzate, ma sareste gli stessi di oggi, ma non basatevi solo su Dragon Ball. Basatevi su tutto il resto. Su tutta quella che è stata l'influenza di Dragon Ball nelle opere che poi avete apprezzato successivamente. Sareste le stesse persone che siete oggi senza Akira Toriyama? Perché per me la risposta è no e non c'è margine di pensiero. Anche per chi magari mi viene a dire io Dragon Ball non l'ho seguito, ma ho seguito questo fumetto. Stai certo che quel fumetto sarà stato influenzato da Akira Toriyama? Puoi scommetterci, inizia a documentarti, vai alla ricerca, vai a cercare, vai a vedere. Qualcosa, sicuramente qualcosa di Dragon Ball l'aveva preso. O di Dottor Slamperale, che è stata un'altra follia, follia di Akira Toriyama. Perché Akira Toriyama, ragazzi, Akira Toriyama è stato coraggioso. Akira Toriyama ha creato un prodotto che era Dragon Ball, in cui batti l'uomo invisibile utilizzando il sangue che esce dal naso del genio perché vede Bulma senza le mutandine. Rendiamoci conto di quello che vi ho detto. Questo era Dragon Ball. Il pensiero di come nasce Dragon Ball, sta roba qui. Ed è stato in grado di prendere la sua opera che aveva già fatto successo, ribaltarla come un calzino e darle nuova linfa vitale con un'idea che si è incastrata giustamente all'interno di quelli che erano dei binari che si era già precostruito. Perché da Dragon Ball, serie originale, Goku che incontra Bulma, Yanko, Yamcha, va bene, chiamato come volete, Oscar, Puar, bla 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 bla, Oolong, va bene, giapponese, italiano, io figlio di Italia 1, mi dispiace, a quello che succede quando arriva Radish, quando scopriamo Vegeta, quando scopriamo Nappa, quando scopriamo Freezer. Ragazzi, ma sono due storie differenti. Con gli stessi protagonisti. Con gli stessi protagonisti. E poi c'è un insegnamento che ci ha sempre dato Dragon Ball, e cioè che i cattivi alla fine possono non essere cattivi. Cioè, partiamo appunto da Yamcha, partiamo da Tenzin, partiamo da Junior, partiamo da Vegeta, e finiamo con Freezer. Finiamo con Freezer. Perché nel Torneo del Potere Freezer è stato un ottimo alleato, un super alleato. Tant'è che il Torneo del Potere lo vince C17, che è un villain, è un cattivo. Ma in Dragon Ball abbiamo sempre avuto questa differenza netta. Lui è buono, lui è cattivo. Lo sai, lo vedi, lo percepisci. È così, è palese. Freezer uccide le persone, Cell uccide le persone, Majin Buu stermina la popolazione. Il grande mago piccolo è Satana reincarnato, il fiocco rosso sono dei mafiosi. One Piece non è così. In One Piece tutti sono cattivi per un certo punto di vista, tutti sono buoni per un certo punto di vista. Lo stesso Luffy, che è l'eroe di Wano, non vuole essere l'eroe di Wano, perché lui è un pirata.
per la popolazione, per il ragionamento generale. Lui è il nemico per l'uomo comune. Eppure tanti regni sono stati salvati da lui. E il nemico in realtà è più la marina, è più il governo. In Dragon Ball c'è una netta distinzione in tutto. Poca storia, efficace. Dragon Ball è pragmatico. Ed ha funzionato per quello, perché in quel momento lì serviva un blocco di cemento e serviva che tutti potessero affezionarsi a quel blocco di cemento. E poi si è evoluto tutto il resto. Quindi Dragon Ball, secondo me, oggi non riuscirebbe a replicare il suo successo. Dovesse uscire a marzo 24 la prima serie di Dragon Ball, non andrebbe bene. Perché è un prodotto che ha i suoi anni, ne ha tanti, e quando abbiamo iniziato a vederlo noi aveva già i suoi anni, e quindi il mondo poi si adegua. Ma senza Dragon Ball io non sarei io, voi non sareste voi, e tutto il mercato di prodotti a cui stiamo dietro, sempre e comunque, sarebbe, secondo me, sostanzialmente differente. Fatemi sapere le vostre riflessioni qui sotto nei commenti, perché secondo me abbiamo detto tante tante cose.